Pirati per nubi. In questo nuovo video voglio parlarvi di libri che si chiama I maestri del fantastico. Perché voglio parlarvi di questi libri? Perché comunque vi andrò a far vedere un libro per me molto importante. Un libro che ha segnato comunque la mia fase di crescita gotica, possiamo dire così, il libro di Frankenstein di Mary Shelley. In un'edizione totalmente nuova e molto interessante. Nuova ovviamente per modo di dire, perché adesso poi vi farò vedere. Però è un'edizione illustrata con copertina rigida che mi ha colpito tantissimo. In generale comunque tutta la raccolta è molto interessante, infatti poi ve la farò vedere. Però ho pensato di farvela vedere, visto e considerato comunque che il mio canale tratta tematiche gotiche e Frankenstein è comunque un romanzo gotico, anzi il romanzo gotico, perché comunque tratta delle tematiche molto importanti e a mio avviso sempre molto attuali. Ma come vi dicevo prima, allora questa serie si chiama I primi maestri del fantastico. Questo vi vedete il cartone gigante che vi danno quando esce in edicola, no? I primi numeri vi danno questi cartoni giganteschi che Belincia è proprio, cioè, vabbè, cioè, occupano una marea di spazio, però servono comunque a presentare la raccolta. Come vedete, qui stampati, abbiamo comunque tutti i libri in uscita e anche nel retro, tra la quale la prossima uscita in data... c'è scritto? Non riesco a vederla, vabbè, non è importante. Uscirà Il Gatto Nero, la prossima uscita sarà Il Gatto Nero, ragazzi, di Poe. Ragazzi, tanta roba, è Il Gatto Nero, vero Bastet? E come vedete, questa qui è tutta una serie di libri con copertina rigida. Oddio, sto facendo dei danni. Con copertina rigida, quindi andremo a vedere quello che ho preso io, che è Frankenstein. Bellissimo libro, in particolare di questa edizione, e sono ragazzi felicissima di aver trovato questa edizione, perché a parte che è già praticamente quasi andata sold out in tutte le edicole, ma poi io adoro assolutamente i libri con la copertina rigida e in generale, se posso, colleziono tutti i romanzi gotici miei preferiti, Dracula, Frankenstein, in varie edizioni, perché comunque trovo che sia molto interessante comunque collezionare libri. Come vedete, qui abbiamo questa copertina rigida con questa bellissima copertina e vediamo il disegno della creatura. Vedete? Frankenstein di Mary Shelley. E vi farò vedere perché questa edizione è molto interessante e molto bella. Perché troviamo delle illustrazioni all'interno, molto carine e molto particolari. Adesso vi dirò il perché. La carta è buonissima e ha un odore fantastico. Io adoro sentire l'odore della carta. Le illustrazioni sono di Nino Carbet. Carbet era un artista di origini siciliane, quindi italiano, che ha fatto queste illustrazioni, mi sembra, nel 1932. Se non sbaglio, comunque mi sembra nel 32. Infatti questa praticamente sarebbero l'illustrazione dell'edizione di Frankenstein del 32 e vi farò vedere alcune illustrazioni, per esempio questa che è veramente molto bella. Anche il font che hanno usato è molto piacevole. Vi faccio vedere. Sono veramente felice di avere, e non vedo l'ora di rileggerlo anche perché io adoro questo libro e poi vi spiegherò il perché. Allora, vi voglio far vedere alcune illustrazioni che trovate all'interno di questo libro, per farvi capire anche la qualità di stampa, che è veramente ottima. Per esempio, questa è un'illustrazione che trovate all'interno.
Tutte le illustrazioni ovviamente riguardano la storia della creatura, no? Anche questa, vedete? Questa è molto famosa, questa illustrazione del libro di Frankenstein. E così trovate altre illustrazioni all'interno del libro. Vi faccio vedere il retrocopertina. Meraviglioso, bellissimo. E anche la costina. E sono bellissimi perché se voi li collezionate tutti sembrano proprio i libri d'epoca e sono veramente fantastici. Quindi io sono contentissima di aver trovato questa edizione e sinceramente non vedo l'ora anche di prendere sia quella del Gatto Nero che anche quella di Dracula, perché anche quella di Dracula devo dire che mi ispira veramente tanto. Ma parliamo un attimo di questo romanzo, perché io amo tantissimo questo romanzo, perché comunque tratta la tematica del diverso incompreso in questa società. E io trovo che sia veramente importante ancora adesso fare leggere a tutti questo libro e far capire quanto importante è riuscire a capire la diversità e accettarla, senza doverla per forza farla vedere sempre come negativa, ma anzi, spesso la diversità può essere un fattore positivo per noi stessi e per la società. Frankenstein ha ispirato un sacco di cose, per esempio anche Edward Mani di Forbici è ispirato alla storia di Frankenstein e secondo me è uno dei romanzi gotici più belli in assoluto e più significativi proprio per la tematica sensibile che porta. Quindi, se non lo avete ancora letto, se vi piacerebbe leggerlo, provate a cercare in edicola questa edizione, altrimenti troverete tantissime altre edizioni in libreria perché Frankenstein comunque è famosissimo, quindi non è che cioè, fa non fate difficoltà a trovare anche edizioni più economiche, perché questa qui comunque costa 11,90 euro. Però, secondo me, li vale perché, ripeto, cioè io adoro i libri con la copertina rigida e delle bellissime illustrazioni in copertina e anche all'interno. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi amate Frankenstein di Mary Shelley. Quali sono i motivi perché amate questo romanzo? Se sono simili ai miei oppure se ce ne sono degli altri. Quale per esempio anche dei vari film che ci sono stati, che sono stati prodotti, vi piacciono? Perché comunque sono curiosa anche di sapere qual è il vostro film preferito di Frankenstein. Io vi mando un bacio e niente, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like, mi raccomando, perché è importante. Condividere anche il video, ok? Invitate i vostri amici a iscrivervi al canale e ricordatevi di seguirmi in tutti i miei social, TikTok, Instagram e qui su YouTube. Io vi mando un bacio, ciao dalla vostra Fry, al prossimo video. Ciao!